questo orologio climatico, diciamo, è un contenuto intanto innovativo, perché appunto è il secondo che viene installato in Italia dopo quello messo al Ministero della Transizione Ecologica, quindi diciamo forse il primo in un ambito urbano visibile da tutti i cittadini. Un orologio che ha una doppia funzione, appunto quella di ricordarci quanto tempo manca al punto di non ritorno rispetto alla necessità di ridurre le emissioni climatiche, quindi insomma anni, mesi, giorni costantemente aggiornati da un software, ma soprattutto ci indica anche la strada, ci indica una lifeline, una via insomma della rinascita proprio attraverso le buone pratiche. L'orologio climatico che inaugura oggi misura il tempo rimanente al tasso di emissioni attuali per emettere quello che viene chiamato il carbon budget, ovvero la quantità di CO2 massima che l'umanità può ancora emettere in atmosfera per rimanere sotto il grado e mezzo di aumento della temperatura. Dopodiché si passa a quello che viene chiamato un punto di non ritorno sul target di un grado e mezzo. E oggi la Sonosfera inaugura anche un altro programma che è declinato sui frammenti di estinzione nell'orologio climatico, dove appunto insieme all'ascolto degli ecosistemi di Amazzonia, Africa e Borneo si ascoltano anche, si vedranno anche i dati degli ultimi rapporti internazionali sullo stato del pianeta vivente e sullo stato del cambiamento climatico. Mai come in questo momento il clima ci sta dicendo che ha bisogno di essere aiutato. La direzione che abbiamo preso in tutti questi anni è una direzione che ci sta portando dei gravi problemi. Abbiamo visto tutti i problemi della siccità, i problemi di inquinamento, l'aumento delle temperature, per cui è ora di cambiare marcia. E questo è un segnale in più che deve servire ai cittadini a capire in quale direzione stiamo andando. Pesaro è una città, come dicevo, che si muove molto dal punto di vista della sostenibilità. Tutti gli interventi pubblici che stiamo facendo sono interventi di riqualificazione energetica per efficientare al massimo gli edifici, per non avere il minor spreco possibile. L'incentivazione dell'uso dei mezzi sostenibili, la bici politana, le piste ciclabili, insomma è tutto un progetto che riguarda l'ambiente e la sostenibilità in generale, che deve servire a migliorare la vita di tutti i cittadini.